Se state pensando di comprare una casa all'asta, un immobile all'asta, sicuramente vi sarete chiesti quali sono le insidie da evitare. Avrete sicuramente provato a capire quali sono i passi da dover compiere per poter partecipare nella maniera giusta. All'interno di questo video vi spiego, vi do alcuni suggerimenti per partecipare in maniera corretta a un'asta giudiziaria. Uno dei primi suggerimenti che vi voglio dare è quello di partecipare all'asta giudiziaria solamente nel momento in cui innanzitutto avete visionato un immobile e avete valutato, casomai con un tecnico, quelli che sono gli aspetti che poi vi porteranno al passo successivo che vedremo adesso. E quali potrebbero essere alcuni aspetti che mi vengono in mente? Beh, sicuramente provate a pensare se un immobile è un immobile ormai un po' datato, quindi che ne so, ha già 30 anni e gli impianti, per esempio, idraulici non sono mai stati ripristinati, quindi è molto probabile che nell'impianto, nelle tubazioni ci siano dei tubi, per esempio, che possono essere deteriorati. Quindi quello che sarà il passo successivo, il conto economico, chiaramente dovete mettere in preventivo anche questo, perché è vero che non sempre dopo 30 anni c'è la necessità di rifare tutti gli impianti idraulici, però nella maggior parte dei casi sì. Quindi anche se non dovete fare al 100% tutti gli impianti, è molto probabile che alcune tubazioni, per esempio il bagno, eccetera, eccetera, possono essere più soggetti a perdite e a tubazioni che hanno ormai perso la loro consistenza, la consistenza quella appunto iniziale. Quindi andare con un tecnico, per esempio, per valutare questo aspetto è un aspetto molto importante che sicuramente vi farà fare poi un conto economico, che è il passo successivo, molto più realistico, perché non partecipate mai all'asta giudiziaria se non avete fatto le giuste valutazioni di questo tipo. Poi ci sono tante altre valutazioni chiaramente da fare. Questa è una di quelle. E partecipare con un conto economico alla mano è la prima cosa da fare. Quindi il conto economico vi dirà e vi saprà dire innanzitutto se potete partecipare all'asta. E se partecipate all'asta, quel conto economico vi tornerà utile. Adesso vedremo in che modo. Poi partecipate all'asta, chiaramente presentando la vostra offerta, rispettando quelli che sono i tempi per la presentazione delle offerte e per appunto la partecipazione. Una volta che abbiamo fatto il conto economico, abbiamo visitato l'immobile, ma in primis abbiamo fatto il conto economico, è molto importante poi il passo successivo, che è quello della partecipazione all'asta, presentando quella che appunto è la vostra offerta, rispettando i minimi richiesti per essere ammessi. Cioè, se c'è un'offerta che volete fare, per esempio, del 10% pari a 15.000 euro per un immobile che ne vale 150 in asta, è chiaro che non potete presentare un'offerta al di sotto del 10%, ok? Potete presentare al massimo un'offerta, una cauzione superiore, appunto un'offerta superiore con una cauzione superiore, ma è sempre il 10%, cioè potete, se l'immobile è in asta a 150.000 e voi volete offrire di più di 150.000, dovete sempre presentare il 10% della vostra offerta. Però io ve lo sconsiglio, e uno dei consigli appunto che vi do è quello di attenervi a quello che è il minimo per la partecipazione all'asta e offrire il 10%. E mi raccomando, non offrire meno del 10%. Ma comunque dovete sempre attenervi a quello che è il bando e quelle che sono le direttive presenti all'interno del bando, quindi per esempio nell'avviso di vendita, perché in alcuni casi vi possono chiedere anche il 15 o il 20%. Non c'è problema nel momento in cui non vi aggiudicate l'asta, l'immobile. Quindi se perdete, non c'è problema, il delegato alla vendita provvederà immediatamente a restituirvi quella che è la cauzione che avete dato. Quindi se avete dato 15.000 euro su un'offerta che avete fatto di 150, è chiaro che quei 15.000 euro che avete presentato all'interno della busta con l'assegno, eccetera, eccetera, vi sarà restituito immediatamente. Voi potete tornare in banca o attraverso
per esempio un assegno circolare non trasferibile fatto in posta, se non avete un conto corrente, è una cosa che si può fare. I rialzi, mi raccomando, fateli ponderati, attenetevi sempre a quello che è stato il conto economico all'inizio, così come vi ho detto all'inizio del video. Quindi all'inizio del processo il conto economico vi dirà come comportarvi all'interno dell'asta. Attenetevi al conto economico perché lì c'è l'indicazione di quello che dovete fare, fino a quando potete spingervi, senza farvi prendere dalle emozioni, senza farvi prendere da altri aspetti che possono nuocere a quello che è quell'obiettivo di comprare un immobile a forte sconto, che poi può essere chiaramente rivenduto o per utilizzo personale. Ma il conto economico in questo caso vi dirà e vi darà vi traccerà la strada su quello che sarà il comportamento che dovete adottare durante i vari rialzi, eventualmente se ci sono. Se non ci sono rialzi, vi aggiudicherete direttamente l'immobile con l'offerta che avete fatto. Nel momento in cui ti aggiudichi l'immobile, potrai decidere anche la tipologia di tassazione e di agevolazione, se ce l'hai. Per esempio, se l'immobile è un immobile come prima casa, quindi viene intestato come prima casa, ci sono delle agevolazioni. Diverso se per esempio acquisti l'immobile come seconda casa o lo acquisti come azienda, quindi come partita IVA, come libero professionista, appunto azienda. Quindi ci sono determinate strategie per ottenere delle agevolazioni e degli sgravi fiscali. Una di queste, chiaramente, è quello come prima casa. Il passo successivo è saldare, mi raccomando, nei tempi previsti, non andate oltre a quello che c'è scritto nel bando, perché poi si incorre in situazioni poco piacevoli, perché chiaramente poi si rischia di perdere la cauzione che avete dato all'inizio, oltre a possibili ripercussioni a livello legale, perché chiaramente questo può essere inteso da parte del tribunale come un'azione fatta per boicottare quella che è stata l'asta, okay? Che in termini tecnici viene chiamata turbativa d'asta. Quindi evitate questo, attenetevi al saldo entro i termini. Se potete farlo prima, fatelo prima, non aspettate l'ultimo giorno, anche per evitare quelli che sono i dilungamenti delle procedure che già di per sé a volte sono molto lunghi. Quindi se avete la possibilità, saldate anche il giorno dopo possibilmente, in modo tale che potete avere subito quello che è il decreto di trasferimento, le chiavi, ed essere poi subito i proprietari dell'immobile nel giro di pochi giorni. Un altro suggerimento che voglio darvi è: partecipate solamente nel momento in cui siete certi di avere la delibera del mutuo. Quindi provare a partecipare a un'asta solamente perché ci sembra conveniente, abbiamo fatto le analisi ed è effettivamente conveniente, però non abbiamo bisogno del mutuo e non abbiamo la certezza del mutuo, cosa succede? Succede che si partecipa in asta, ci va bene, vinciamo, però non abbiamo la certezza del mutuo, casomai poi il mutuo non ce lo accettano, anche se è una banca convenzionata con quella specifica vendita all'asta, con quella procedura. E cosa succede? Se non abbiamo la possibilità, andiamo anche qui incontro a situazioni poco piacevoli, come può essere appunto la turbativa d'asta, perché chiaramente non saldiamo quello che è la rimanenza del 90% sulla base dell'offerta che abbiamo fatto. Se hai la delibera del mutuo, stai tranquillo che se non ti aggiudichi l'immobile, il mutuo non parte. Se te lo aggiudichi, il mutuo partirà nel momento in cui avrai la certezza che potrai acquistare e che ti sei aggiudicato l'asta. E alla fine, in conclusione, il decreto di trasferimento che il delegato alla vendita invierà al giudice per la firma e poi darà a voi, sancirà quello che è il processo finale che determina che a quel punto siete a tutti gli effetti i proprietari di quell'immobile. Come dico sempre, non improvvisatevi, non cercate di trarre vantaggio dalle aste o mobiliari o immobiliari in questo caso, semplicemente perché guardate il prezzo. La cosa più sbagliata è guardare il prezzo. Dietro c'è un grande lavoro di analisi, c'è un grande lavoro che va fatto, però se volete ottenere per esempio un immobile uno sconto acquistandolo anche del 20%, del 30%, a volte del 40%,
su un immobile di 100.000 euro può voler dire 20-40.000 euro di risparmio. È un lavoro che dovete fare oppure vi dovete affidare a qualcuno. Però mai partecipare su due piedi, soprattutto senza esperienza. È la cosa che io sconsiglio sempre a tutti gli studenti, a tutti coloro che leggono per esempio il mio libro, ovunque nei video, lo dico e lo sconsiglio. Non buttatevi a capofitto in questo mercato se non avete le spalle coperte economicamente, soprattutto a livello tecnico, perché questo è l'errore che la maggior parte delle persone fanno, perché non valutano e non danno la giusta attenzione a quello che è il lavoro che c'è dietro la partecipazione all'asta. La partecipazione all'asta è solamente il secondo passaggio, ma è un passaggio che determina che ne vale la pena partecipare. Il primo passaggio è tutta la fase di analisi e di ricerca. Quello è il lavoro grosso. Poi il lavoro un po' più piccolo è la seconda fase, che è quello di partecipare. L'aggiudicazione è solamente la ciliegina sulla torta, ma non vuol dire individuare un bene, farvi ingolosire dal prezzo, non fare le analisi, presentarvi, aggiudicarvi l'immobile e poi vi ritrovate ad avere accumulati costi, spese ed oneri che voi non siete in grado di sostenere e non vi aspettavate, e a quel punto poi chiaramente vi rendete conto che non avete fatto sicuramente un affare, eppure sembrava che avevate fatto un vero affare.